Carmelo Bene diceva che se non ci si complica la vita sulla scena non si recita. Porsi ma... sempre degli ostacoli. Esatto, le cose, esatto. Vedo che fare siamo, qualcosa siamo davanti allo specchio esatto. tutte le mattine che non esatto. possiamo dire che cosa volesse dire. No, cosa no, davanti allo no, specchio no, ci svegliamo no, e dobbiamo fare un gesto. Esatto. Più o meno si è capito, ma insomma possiamo... sì. sì, direi anche, se mi consenti, per tutti gli amanti della contraddizione. Perché credo che nella contraddizione si trovi un minimo di verità, quella propria naturalmente che è oggettiva, abbiamo capito, spero che non esista. No. Quindi chi Cristiano sono però chi io sono lo farei alieni. Parlare ogni tanto perché si sta un po' abbioccando, visto. No, quindi se no, no, rispondere pure a lui ci divertiamo. Per il nostro Gior Rambo. Facci sta cortesia, dai, una battuta la puoi dire. Sì, no, io vi ringrazio per avermi dato questa possibilità di poter... Io però stiamo buttando giù un po' drammatica, su, ci hai abituato no, ad altri sembra ritmi. Un... No, vabbè, sembrava un spettacolo serio. Una puntata di Super Quarte, su, no, facciamo realtà, una cosa... In realtà è molto divertente. Maria Chiara, fai una cosa, invitaci tu al teatro, tu con questa voce lirica anche, peraltro che tu sei una cantante anche classica. Questo no? te l'ha detto... Mi sono informato, quando vieni tu io spoilerato. Mi informo. Ecco, mi hanno spoilerato. Mi hanno spoilerato. Maria Chiara. Maria okay? Chiara. È stato un mio lapsus, un mio errore prima. No, figurati, lo so benissimo. Figurati, una situazione di difficoltà. Sei un po' arrabbiato con i napoletani. No, arrabbiato, è che vorrei che ci si rendesse conto. Sei disilluso, conto. Sei disilluso. Disilluso un po'. Una donna rivoluzionaria culturalmente, lottatrice fisicamente. Una storia assolutamente da leggere anche perché sta facendo proseliti in Italia. Cinzia Giorgio, I migliori anni, il suo ultimo libro. Ben trovata Cinzia. Grazie, ben trovati.